Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, dopo la mia trasmissione ci sarebbe Ladino che viene a fare la sua trasmissione, solo che Ladino dovrebbe darmi il cambio alle 8, però per motivi personali non lo può fare. Niente, allora praticamente continuo io la trasmissione finché non arriva Ladino. Quando arriva Ladino, in qualunque momento, naturalmente gli cedo la regia. Vi devo confessare comunque che mi ha fatto particolarmente piacere la cosa, perché nella trasmissione di questa sera di Magia, Stregoneria e Paganesimo avevo intenzione di fare un documento del paganesimo politeista e della stregoneria, che però è piuttosto lungo. Si intitola Lo sviluppo dell'egoismo come rimedio all'infantilismo della sottomissione cristiana. Ebbene, questo documento è abbastanza lungo e in un'ora l'avrei fatto molto in maniera, diciamo così, molto veloce, e invece questo mi dà il modo di farlo con una certa tranquillità e magari di soffermarmi su alcuni punti. Questo documento è stato fatto nel 1999, il 21 dicembre, diciamo, nel 99, per cui ha quasi 4 anni, ed è naturalmente su internet, ve lo potete scaricare, ed è uno dei documenti importanti, fondamentali per la costruzione del paganesimo politeista, e si contrappone chiaramente a tutta quella che è la visione cristiana, come tutto il paganesimo praticamente è lo specchiato di quello che è il cristianesimo, dove il cristianesimo vuole schiavitù e sottomissione, il cristianesimo costruisce la libertà delle persone. E il documento Lo sviluppo dell'egoismo come rimedio all'infantilismo e alla sottomissione cristiana è abbastanza complesso, per cui consiglio alle persone alle quali vogliono magari sentirselo, vogliono capirlo un po' meglio, di registrarselo, di riascoltarselo, anche perché difficilmente mi leggerò in maniera lenta, diciamo. Lo sviluppo dell'egoismo come rimedio all'infantilismo della sottomissione cristiana. Il termine ego sta a significare la persona, l'io, la coscienza di sé, come si esprime in quel momento. Quando si usa il termine ego, questo sta a significare la rappresentazione dell'individuo in quel momento quale risultato di tutti i suoi processi di adattamento soggettivo alle variabili oggettive che ha incontrato. Il termine egoismo sta a significare un grande amore per se stessi, la centralità di se stessi nello sviluppo delle relazioni con gli altri. All'interno del potere di essere, l'egoismo sta a significare la priorità dello sviluppo di se stessi nelle relazioni col circostante, nel potere di avere. All'interno del potere di essere, l'egoismo sta a significare la priorità dello sviluppo di se stessi nelle relazioni col circostante. Nel potere di avere, l'egoismo sta a significare la centralità della propria esistenza alla quale si devono piegare attraverso l'appropriazione gli altri esseri umani. Pertanto, il termine altruismo, nel potere di avere, sta a significare la rinuncia a sottomettere chi non si può difendere. Nel potere di essere significa la rinuncia a sviluppare se stessi e a trasferire questo sviluppo soggettivo nel sistema sociale arricchendolo. Pertanto, se nel potere di avere il termine altruismo può assumere una valenza positiva per gli esseri umani in quanto determina una diminuzione della ferocia coercitiva, nel potere di essere assume un significato negativo in quanto impone la rinuncia allo sviluppo del proprio potere di essere e, di conseguenza, un impoverimento conseguenziale del sistema sociale in cui quella rinuncia si esprime. All'interno del potere di essere e del potere di avere, due parole, quali egoismo e altruismo, assumono un valore umanistico opposto in quanto sono opposte le relazioni vissute dagli individui nei confronti del loro circostante. I due modelli di rappresentazione del termine egoismo coesistono nei comportamenti sociali e nelle rappresentazioni soggettive. L'arte della distruzione dell'ego, dell'individuo, consiste nel colpevolizzare la soggettività espressa dagli elementi caratterizzanti il termine egoismo all'interno del potere di avere e trasferire sull'individuo un sentimento di colpevolezza al fine di distruggere gli elementi caratterizzanti dell'egoismo propri del potere di essere per poterlo sottomettere.
Sottomettendolo si danneggia il sistema sociale, lo si impoverisce culturalmente e lo si prepara alla distruzione. Ultimamente, da più parti, si sono rivolti a me per motivi diversi individui che accentuano la necessità dottrinale di distruzione dell'ego umano al fine di distruggere quelli che loro chiamano difetti per ricostruirlo puro. A queste affermazioni inizialmente ho risposto con un atteggiamento seccato e sufficiente, ma poi mi sono reso conto che dietro queste affermazioni si nascondeva un progetto di distruzione dell'individuo e il cui scopo era la distruzione della sua volontà nell'esercizio delle sue determinazioni. Questi individui affermavano che l'essere umano, per giungere alla perfezione, doveva annullarsi nella perfezione e soltanto annullando se stesso poteva rimuovere quelli che costoro chiamavano difetti che allontanavano l'individuo dalla sua perfezione. Queste affermazioni appartengono sia alle religioni rivelate che a molti nuovi gruppi religiosi che altro non presentano che riedizioni delle tecniche coercitive di quelle religioni riproposte sotto cappelli dottrinali apparentemente diversi. Questi personaggi agiscono attraverso tecniche di autocoscienza e di demolizione delle resistenze psichiche, il cui scopo è la demolizione dell'ego individuale per aprirlo a condizioni del bene rappresentato dal volere del Dio padrone, l'essere, inteso come Dio assoluto, della verità rivelata, eccetera. Questi modi di fare sono stati costruiti proprio dal cattolicesimo e appartengono a dei dettami del pazzo di Nazareth. Sono dettami dottrinali dai quali la Chiesa cattolica si ritiene in dovere di stuprare l'ego degli individui per sottometterlo all'ego del Dio padrone di cui lei è la rappresentante. Uno degli elementi centrali da cui parte la demolizione dell'ego è quel passo del pazzo di Nazareth in cui dice: non è quel che da fuori entra nell'uomo che lo danneggia, ma quello che esce dall'uomo. Questa direttiva del figlio del padrone è stata l'invito alla Chiesa cattolica di distruggere l'ego individuale e soggettivo al fine di costringere l'individuo ad aderire all'ego del Dio padrone, espresso attraverso le parole del pazzo di Nazareth. Perché questa attività è più evidente nei piccoli gruppi religiosi che non nella Chiesa cattolica? Perché la Chiesa cattolica distrugge l'ego individuale prima che questo si formi e si rafforzi, nei bambini in pratica. Di conseguenza, il condizionamento educazionale imposto dalla Chiesa cattolica sui bambini diventa parte integrante della formazione dell'ego del soggetto che la Chiesa cattolica ha costretto in ginocchio. È proprio la parte in cui è intervenuta la Chiesa cattolica la fonte della distruzione magica dell'individuo, la fonte della perversione sociale. La Chiesa cattolica è intervenuta con la costrizione, costringendo l'individuo a sbocchi fobici in tutti quei sistemi sociali in cui la coercizione cattolica bloccava la necessità dello sviluppo della vita e del circostante. Sono quegli sbocchi fobici che l'individuo riversa nel circostante, sia manifestando la furia attraverso la quale necessità chiede soddisfazione, sia nelle espressioni di miseria culturale attraverso le quali l'individuo tenta di soddisfarli, sia nelle variabili apatiche e autodistruttive che l'individuo mette in atto travolto dall'impossibilità del proprio sviluppo. I piccoli gruppi religiosi, che ricalcano metodi, ideologie e fini della Chiesa cattolica, prendono questi individui quando sono adulti e a condizionamento educazionale distruttivo sommano condizionamento educazionale distruttivo. Quando un individuo si rivolge a quel tipo di gruppi religiosi, risponde al bisogno di cercare qualche cosa di diverso, qualche cosa più corrispondente a necessità che lo stimola a svilupparsi, partendo però dal presupposto che quanto esiste che possa rispondere a necessità deve essere necessariamente in sintonia col condizionamento educazionale di cui l'apatia o la fobia sono in relazione. In altre parole, provenendo da un contesto cattolico, cerca un altro contesto cattolico in cui la necessità che lo spinge non si trovi imprigionata. Dal momento che l'unica concezione emozionale che egli esprime è quella cattolica, altro non fa che riprodurre gli stessi principi cattolici, soddisfacendo in questo modo la propria emotività, rivestendoli con discorsi, parole e concetti astratti
apparentemente diversi. Così finisce per costruirsi l'illusione di essersi liberato dal cattolicesimo e nello stesso tempo mette in essere strategie attraverso le quali rimuovere il proprio ego e togliere quelle parti che egli, condizionato dal cattolicesimo, ritiene malvagie. Guarda caso, la malvagità non è il frutto del suo giudizio estraniato dal condizionamento sociale ed educazionale cattolico, ma è la riproduzione dei concetti cattolici di malvagio della morale cattolica. Quando gli si chiede quali siano gli aspetti dell'ego che vuole rimuovere, risponde con la necessità di rimuovere i caratteri violenti, l'odio, la rabbia e le espressioni dei suoi bisogni che considera un intoppo per il suo sviluppo nella percezione di un astratto di cui fantastica. In linea generale, tende a rimuovere le predilezioni soggettive, aspetti caratteriali e psicologici, anche aspetti sessuali, per raggiungere qualche cosa di alto, elevato, superiore. Cosa sono gli elementi da rimuovere che egli indica? Altro non sono che i suoi adattamenti soggettivi alle pratiche coercitive che ha subito. Sono l'unica cosa preziosa che gli è rimasta, il suo tesoro. Un tesoro da custodire gelosamente. Allora perché costui desidera rimuoverlo? Perché una parte del condizionamento educazionale che ha subito tenta di rimuovere ulteriormente i suoi adattamenti. Perché i suoi adattamenti sono un tesoro? Perché a sollecitazioni coercitive subite ha risposto con degli adattamenti e degli aggiramenti che, pur interiorizzando la coercizione, gli ha permesso di trovare delle scappatoie e delle valvole di sfogo attraverso le quali eludere il lato più assoluto e totalizzante della coercizione stessa. Il cattolicesimo costruiva le sbarre ingabbiando la sua psiche, mentre i suoi adattamenti soggettivi impedivano alle sbarre di essere troppo strette e di rinchiuderlo in spazi troppo ristretti. Il condizionamento educazionale tenta di continuare a fissarsi, facendogli credere che non è il condizionamento educazionale coercitivo quanto deve essere rimosso, ma è piuttosto il suo ego, il suo egoismo, in quanto questo ha impedito al condizionamento educazionale, alla coercizione, di assumere il totale controllo dell'individuo. L'illusione della necessità della rimozione delle tensioni che all'interno dell'essere umano, l'illusione della necessità della rimozione delle tensioni che dall'interno dell'essere umano spingono verso la dilatazione della vita, accusando il proprio ego di essere inadeguato al raggiungimento dell'illusione del divino o della verità divina padrona, è l'arte dell'agguato posto dalle religioni rivelate nel cuore dell'essere umano mentre era piccolo e non era in grado di comprendere la violenza che subiva. Nel condizionamento educazionale cattolico, l'ego rappresenta il grande nemico della coercizione stessa. La mente viene riempita di fantasticherie, tipo l'esistenza di un Dio creatore, il pazzo di Nazareth, suo figlio, e cretinerie di vario genere, tipo la figa vergine della Madonna. Queste fantasticherie si trasformano nell'a priori dal quale l'individuo fa discendere e scaturire tutte le preposizioni della ragione, i suoi concetti e la struttura logica attraverso la quale affrontare la vita. Senza il Dio padrone l'assoluto quale elemento a priori del suo ragionamento, il ragionamento assume immediatamente connotazioni emozionalmente illogiche e pertanto privo non solo di essere preso in considerazione, ma di essere ascoltato. I suoi enunciati disturbano l'emotività espressa attraverso la ragione, che ritiene l'assenza del Dio padrone o dell'assoluto alla base del discorso elemento imprescindibile per riconoscere i connotati di logicità e coerenza. L'emotività del soggetto viene piegata a percepire come pericoloso ogni elemento di indipendenza soggettiva. Ogni espressione che esca dalle fantasticherie della ragione deve essere adesione ad una fantasticheria uguale. Io mi metto in ginocchio davanti al Dio padrone. Tutti gli esseri umani si mettono in ginocchio davanti al Dio padrone. Sono concepiti Dio padrone diversi, ma è inconcepibile che qualcuno possa non mettersi in ginocchio. Questo stato emozionale, direttamente costruito dal condizionamento educazionale, entra in crisi
quando si presenta qualcuno che, pur parlando di dei, non si mette in ginocchio. Questo stato emozionale è disposto a riconoscere il nemico, l'ateo. L'ateo non si mette in ginocchio perché nega l'esistenza del Dio padrone. Tutti gli altri si mettono in ginocchio davanti al Dio padrone e sicuramente è, come il mio, un Dio padrone. La struttura emozionale del soggetto è terrorizzata quando non trova il consenso di quanto fa. Gesù è buono. Quando gli si chiede perché consideri Gesù buono? Perché diceva amatevi l'un con l'altro e sgozzate i nemici. Questo, per la struttura emozionale costruita dal condizionamento educazionale cattolico, significa essere buoni. Quando qualcuno dice loro che quello che chiamano buono è un assassino che ha dato direttive dottrinali per distruggere la vita, riconoscono quanto leggono ma si sentono offesi. Sì, è vero, c'è scritto così. Mentre in cuor loro maledicono chi non ha bruciato quel passo. Ciò che si contrappone alla coercizione educazionale è proprio l'egoismo soggettivo. La costruzione dell'individuo avviene per adattamento soggettivo alle variabili oggettive, dove l'adattamento soggettivo è attuato dalla specie fin da quando uscì dal brodo primordiale e ha attraversato tutte le fasi di trasformazione, giungendo alla costruzione dell'individuo che, adattandosi a quanto incontra, costruisce se stesso nel migliore dei modi. Il migliore dei modi nella costruzione soggettiva è determinato dall'oggettività che incontra. Tanto più l'oggettività in cui si sviluppa ritiene che il suo sviluppo sia patrimonio dell'oggettività stessa e tanto più glorioso è il suo sviluppo. Tanto più l'oggettività, specie sociale, in cui si sviluppa intende trasformarlo in oggetto di possesso e tanto più faticoso e misero sarà il suo sviluppo. Al momento del suo sviluppo l'individuo ha a disposizione i meccanismi che la sua specie gli ha costruito nelle trasformazioni in milioni e milioni di anni. Ha a disposizione la carica vitale dei genitori diretti, ha a disposizione gli adattamenti e le sollecitazioni che egli percepisce nella pancia della madre, fatti dalla madre stessa come risposta ai fenomeni provenienti da un'oggettività che ignora. Probabilmente ci sono altri meccanismi importanti, ma per quanto riguarda il nostro discorso questi sono sufficienti. Altri meccanismi possono articolare meglio le cose, ma non cambiare il significato. Con questi meccanismi l'individuo affronta l'oggettività nel momento in cui nasce. La sua forza consiste nel riconoscere se stesso e la necessità del proprio sviluppo nell'oggettività in cui puoi crescere. La sua debolezza è l'oggettività che, pretendendo un suo adattamento ad essa, già è intervenuta sulla madre e continua troncando le espressioni di necessità manipolando i suoi bisogni. Un'oggettività che reputa se stessa perfetta agisce sugli adattamenti del nuovo nato per costringerle ad adattarsi ai suoi imperativi. Davanti a lui l'oggettività non sospende il giudizio presentandogli i fenomeni, ma pretende che egli manipoli il suo giudizio in base alle rappresentazioni che l'oggettività stessa gli presenta. Il giudizio è manifestato dall'oggettività e questa pretende che il nuovo nato lo interiorizzi, lo faccia proprio e magari lo arricchisca per meglio aderire all'oggettività e ai suoi giudizi in cui è nato. Leggetevi la parabola delle mine e il terrore con cui si minaccia coloro ai quali la mina viene consegnata. L'io dell'individuo da quando è nato viene plasmato dall'oggettività che ne determina in ultima analisi la sua struttura attraverso gli adattamenti che costringe l'individuo ad adottare. Tanto più coercitiva è la struttura sociale in cui nasce l'individuo e tanto più la costruzione viene interiorizzata producendo due tipi di reazioni, reazioni violente, al di là di come si esprimono, reazioni di accettazione apatica e di assoggettamento. Queste reazioni non sono antitetiche, ma vengono espresse dall'individuo rispondendo alle sollecitazioni esterne, magari alterandole. Le risposte continue e sistematiche alle sollecitazioni esterne determinano la qualità e la direzione della sua crescita. Il suo io
si esprime in ogni istante e in ogni istante viene invitato dall'oggettività a mettere in atto nuove strategie di adattamento, confermando o smentendo le strategie precedenti. In ogni istante questo io dispone di un patrimonio di divenuto col quale affronta l'istante seguente. Alle sollecitazioni dell'oggettività, l'io divenuto contrappone le proprie strategie quali risultato di tutti i processi di adattamento che ha messo in atto. Quell'io deve rispondere a esigenze diverse, deve rispondere alla necessità soggettiva che si esprime attraverso i bisogni del soggetto, deve rispondere alle sollecitazioni dell'oggettività e deve, a prioristicamente, salvaguardare quella soggettività nella relazione in modo da non portarlo mai in condizioni o situazioni distruttive. Pertanto, l'oggettività nel suo processo di condizionamento del soggetto si scontra con la barriera dell'ego, il cui primo compito è la salvaguardia del soggetto nei processi di adattamento soggettivo alle variabili oggettive, dove l'ego, nell'ambito della ragione, rispondendo ai suoi bisogni quali manifestazioni di necessità, altro non è che espressione di volontà nella descrizione quotidiana della ragione. La rappresentazione di volontà nell'ambito della ragione è la difesa dell'ego dai processi di adattamento distruttivi, quali risposte ai fenomeni impostigli dall'oggettività in cui vive. Il fatto che le soluzioni strategiche dell'ego possano sviluppare sbocchi distruttivi, queste sono risposte del soggetto a richieste di autodistruzione dell'ego provenienti dall'oggettività in cui vive, che impedendone la soddisfazione dei bisogni li chiede assoggettamento negando l'espressione di necessità attraverso i suoi bisogni. Vedete tutti i suicidi che ci sono stati in Giappone data la crisi economica. La richiesta di sottomissione è la richiesta del potere di avere che può esistere soltanto privando l'individuo della possibilità di esprimere il proprio potere di essere. Il potere di essere, che si sviluppa attraverso lo sviluppo dell'ego, diventa elemento perturbante all'interno del potere di avere, in quanto si contrappone al suo progetto di possesso dell'individuo di cui l'ego è espressione. La rimozione della coercizione educazionale inizia dallo sviluppo dell'egoismo soggettivo. La coercizione educazionale tende a sottomettere l'individuo a determinazioni che non gli appartengono. La coercizione è il tentativo dell'oggettività espressa dal potere di avere di distruggere l'ego dell'individuo per sostituirlo con l'ego del Dio padrone di cui l'oggettività operante ne è manifestazione. Soggettivare l'ego del Dio padrone non è soggettivare l'oggettività, ma è soggettivare la sottomissione facendola propria, giustificandola e arricchendone la manifestazione all'interno del sistema sociale. È arricchire la mina data allo schiavo dal padrone affinché possa essere restituita al padrone con gli interessi, pena la sua uccisione davanti ad altri schiavi del padrone. Quando si riconoscono elementi coercitivi, la loro rimozione dentro l'individuo, la loro rimozione inizia dall'esaltazione di tutti gli aspetti e le manifestazioni dell'ego in quel momento. Nel cristianesimo, e nel cattolicesimo in particolare, sono elencati 7 peccati considerati capitali. Capitali perché sarebbero, secondo i cattolici, l'origine di ogni peccato. Proviamo ad elencarli. Superbia, avarizia, invidia, accidia, ira, lussuria e gola. Per i cattolici questi sono i peccati che allontanano l'essere umano dal Dio padrone. Oltretutto ho scoperto ultimamente, e ho anche dei ritagli stampa, in cui altre persone hanno analizzato questo tipo di espressione a livello della psicanalisi. Per cui quello che è stato fatto nel 1999 in realtà dopo è stato fatto anche da altri. E forse qualcuno l'ha fatto anche prima. Per quei gruppi che altro non fanno che radicalizzare il cattolicesimo, proponendolo ad individui che, pur in conflittualità col condizionamento educazionale cattolico, cercano relazioni diverse per rispondere a necessità, diventano difetti dell'ego
che allontanano dalla percezione del divino o delle qualità, riferendoli alle caratteristiche che esprimono nel potere di avere. Sono, cioè, relativi alla loro attività coercitiva nei confronti degli esseri umani e vedono questi peccati come delle ribellioni alla coercizione stessa. Non si può mettere in ginocchio chi è superbo. Chi è superbo pretende all'interno del potere di avere che altri si mettano in ginocchio davanti a lui. Non si può mettere in ginocchio l'avaro. Chi è avaro vive dell'insicurezza per il futuro e all'interno del potere di avere sarà pronto a sottrarre qualcosa ad altri piuttosto che rinunciare ad accumulare per dissetare la sua paura per l'incertezza del futuro. Non si può mettere in ginocchio l'invidioso. Chi è invidioso all'interno del potere di avere sarà pronto a fare le scarpe al suo superiore o a chi sta meglio di lui pur di raggiungerne la posizione, altro che sottomettersi a lui. Non si può mettere in ginocchio chi pratica l'accidia. Chi usa l'accidia all'interno del potere di avere ha il potere di rifiutare di stare in ginocchio attraverso l'apatia alla sottomissione e all'indolenza delle sue manifestazioni. Non si può mettere in ginocchio chi vive attraverso scoppi d'ira e manifestazioni furiose. Chi usa l'ira all'interno del potere di avere non è addomesticabile, non è controllabile. La sua ira spezza ogni catena perché il furore non è ragione, ma espressione nella ragione della volontà soggettiva come manifestazione del divino soggettivo. Non si può mettere in ginocchio chi pratica la lussuria. Il sesso è l'elemento di liberazione emozionale da ogni costrizione. All'interno del potere di avere, chi pratica il sesso ricerca il piacere e rinuncia alla sottomissione che di quel piacere lo priverebbe. Non si può mettere in ginocchio chi ha la pancia piena. Chi ha i bisogni di pancia soddisfatti si rivolge ai pensieri astratti, manipola e costruisce le idee. All'interno del potere di avere, le idee, qualunque pensiero astratto, spingono la libertà dalla sottomissione. Quando la Chiesa Cattolica considera un peccato capitale, altro non è che quanto riserva a se stessa. Infatti la gerarchia cattolica ha il diritto di essere superba, vedi chiese, parametri, vedi il pazzo di Nazareth, avara, vedi l'accumulo di ricchezze, invidiosa, vedi le guerre di religione, accidiosa, quando mai i preti hanno lavorato, irosa, non è la chiesa espressione dell'ira del Dio padrone, lussuriosa, usa il suo potere, il potere di possedere individui per soddisfare i propri bisogni sessuali delle gerarchie cattoliche, stupra i bambini, gola, quando mai sulla tavola del prete è mancato quanto mancava la gente. Ricordo sempre che il non mangiar carne il venerdì non è il fatto di non mangiare carne, perché fino a 30 anni, 40 anni fa la gente mica aveva la carne a disposizione. Il non mangiare carne di venerdì era non far sesso il venerdì. Tanto per essere chiaro, a parte il fatto che la Chiesa Cattolica ha sempre impedito di fare sesso, comunque. I peccati capitali sono i pericoli che la Chiesa Cattolica vede per se stessa e attraverso i quali, con forme e modi diversi, colpevolizza l'emotività degli esseri umani. Questi sette elementi sono parte fondamentale dell'ego degli esseri umani, colpevolizzando i quali non si colpevolizza l'aspetto distruttivo del potere di avere che questi esprimono, ma il potere di essere che spinge gli esseri umani a crescere e a dilatarsi nell'oggettività. L'individuo non si chiede perché è iroso, l'individuo non si chiede perché è invidioso, l'individuo non si chiede perché è lussurioso, l'individuo pensa che questi siano dei peccati che lo allontanano dall'essere divino della cui fantasticheria ha sentito parlare. Ed eccolo a combattere queste pulsioni, eccolo ad impegnarsi affinché l'ira non esploda, la lussuria non si manifesti, l'accidia non prenda il sopravvento nelle azioni inutili che lui si impone. Eccolo digiunare e danneggiarsi perché, secondo la Chiesa Cattolica, così dovrebbe essere maggiormente apprezzato dal Dio padrone alla cui comunione anela. Ecco l'individuo distruggersi. Eppure quelle tensioni sono la sua ancora di salvezza. Quando mai un individuo è stato invidioso del Dio padrone o dei suoi rappresentanti? Al massimo era rabbioso per le ingiustizie e le atrocità che commettevano e che commettono. Quando mai un individuo ha mangiato a crepapelle se non nei sogni di fame a cui i preti lo costringevano? Quando mai un individuo è stato lussurioso se non nelle fantasie erotiche che la repressione sessuale cattolica impone? Quando mai un individuo è stato avaro
se non come risposta all'insicurezza per il futuro costruito dalla Chiesa Cattolica e dai suoi preti? Così possiamo continuare. Questi sette elementi, al di là di come si esprimono all'interno dell'individuo, sono la sua ancora di salvezza. Praticando questi elementi, egli può rimuovere il condizionamento educazionale alla sottomissione. La rimozione della sottomissione nel condizionamento educazionale non necessariamente lo trasformerà in un essere umano di conoscenza e di consapevolezza, ma sicuramente gli permetterà di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Praticare la lussuria impedisce la coercizione sessuale di produrre fobie sessuali tali da danneggiare chi le esprime e il sistema sociale in cui vive. Praticare l'ira permette di conoscere i confini e i limiti dell'ira, porre dei freni e rimuovere le catene della coercizione. Praticare la superbia impedisce l'accettazione apatica del ruolo sociale che qualcuno vorrebbe imporre all'essere umano per tenerlo sottomesso. Praticare l'accidia permette all'essere umano di non essere una preda appetibile a chi vorrebbe ridurlo a carne da macello o a carne di lavoro. Praticare l'avarizia permette di raggiungere la sicurezza economica per un futuro che la Chiesa Cattolica vuole precario e miserevole per distruggere in questo gli esseri umani. Praticare la gola, mangiare in abbondanza, in modo soddisfacente, permette all'individuo di sottrarsi al controllo della materialità e di rivolgersi al mondo circostante attraverso il pensiero astratto. Praticare tutto questo è praticare l'egoismo soggettivo e ripulire l'ego dalla coercizione della sottomissione. Praticare questo significa praticare l'egoismo come arte della sottrazione soggettiva dalla sottomissione, alla quale il macellaio di Sodoma e Gomorra e i suoi servi vorrebbero ridurre gli esseri umani. All'interno del potere di avere, la pratica di questi elementi è appannaggio esclusivo dei padroni del bestiame umano. Gli esseri umani vengono colpevolizzati emotivamente affinché non anelino a prendere il loro posto. La ragione fondamentale per la quale l'essere umano deve essere attento alle tensioni che da dentro di sé spingono verso l'esterno, di cui questi sette elementi sono parte, è lo sviluppo del potere di essere, che spinge nell'infinito dei mutamenti, sottraendosi, che spinge affinché l'essere umano si dilati nel mondo circostante, ne diventi parte, marci costruendo se stesso nell'infinito dei mutamenti, sottraendosi dalla posizione in ginocchio alla quale gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra del pazzo di Nazareth vorrebbero costringerlo. La ragione per la quale la Chiesa Cattolica indica questi elementi come peccati capitali attraverso i quali distruggere l'ego dell'individuo non è la paura che esprimendo queste tensioni l'individuo cerchi di raggiungere livelli sociali scalzando qualcuno di loro, ma è il terrore che l'essere umano si sottragga dall'essere bestiame del gregge, mentre lei, Chiesa Cattolica, lo sta conducendo al macello. La pratica di queste sette condizioni, più altre che la psicologia e la psicanalisi possono facilmente individuare, porta l'essere umano a sottrarsi dall'essere bestiame del gregge. Questa è la vera paura della Chiesa Cattolica, che attraverso i suoi preti, nella maniera più squallida e infame, tenta di colpevolizzare gli esseri umani affinché rientrino nel gregge e accettino di essere macellati. Un percorso di stregoneria inizia dallo sviluppo di ciò che si è. La stregoneria non può prescindere dal soggetto che la pratica, dall'oggettività in cui il soggetto è divenuto e nella quale il soggetto intende praticarla, dal divenire del soggetto nel momento in cui intende praticarla, dal divenuto del soggetto nel momento in cui intende praticarla. Un percorso di stregoneria non è un percorso di verità, ma è un percorso di libertà, dove il percorso di libertà determina la trasformazione del soggetto e la sua dilatazione nell'oggettività nella quale opera. Un percorso di stregoneria inizia nel momento in cui il soggetto, riconoscendo se stesso portatore di determinate istanze di vita, riconosce la sua esatta collocazione nell'oggettività in cui esiste ed è divenuto. Non esiste un percorso di stregoneria che implichi l'uso di fantasmi che la ragione mette a guardia della propria descrizione. Non si può iniziare un percorso di stregoneria se non si è iniziato a chiamare le cose col loro vero nome. Non ci può essere un percorso di stregoneria se non si riconosce l'oggettività in cui si vive infinitamente maggiore della capacità soggettiva di comprenderla. Chiamare le cose col loro vero nome e riconoscere la propria collocazione all'interno dell'oggettività significa riconoscere l'importanza della materialità della propria esistenza e della necessità della pratica della materialità attraverso la quale sviluppare la propria idealità.
In altre parole, significa riconoscere come le nostre idee e la struttura del nostro pensiero astratto altro non sia che il frutto della nostra pratica, della nostra azione, della nostra fisicità. Quando non è il frutto della nostra pratica, della nostra attività quotidiana, di autodisciplina nell'alterazione della percezione, altro non è che manipolazione dei fantasmi della ragione attraverso i quali impedire alla nostra materialità di spostarsi nell'infinito dei mutamenti. Vorrei che fosse chiaro che per materialità intendo la vita quotidiana come comunemente intesa, esattamente come vorrei che fosse chiaro che è materiale quanto i miei occhi vedono, esattamente come è materiale quanto i miei occhi del corpo luminoso vedono, al di là di come la descrizione della ragione interpreta, come è materiale la mia vita e le mie sfide nei vari mondi della percezione alterata. Sono tutti stadi di esistenza materiali, in quanto il soggetto che li pratica percepisce dei fenomeni che tende a descrivere. Gli stessi fenomeni percepiti con i sensi sul piano della quotidianità sono soggettivi, anche se il sistema sociale ha raggiunto un certo grado di omologazione e accordo. La materialità non costa tanto nell'oggettività del percepito, ma nella capacità di trasformare chi percepisce nella relazione fra percepito e percepiente, dove il percepiente e il percepito sono trasformati dalla relazione che costruiscono. In cosa consiste un percorso di stregoneria? Consiste nella determinazione soggettiva di essere partecipe, di condurre attraverso la volontà soggettiva le proprie trasformazioni, cessando di essere enti passivi nei confronti dei fenomeni che dall'oggettività si riversano nella soggettività. Significa cominciare ad usare la propria volontà e le proprie determinazioni per imparare a prendere nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. Per far questo, l'individuo riconosce la propria materialità, il proprio essere individuo sociale, il proprio essere individuo della natura e, proprio riconoscendo questo, il proprio essere parte del grande fiume dell'immenso che conduce la vita, partecipa alla trasformazione della coscienza universale. Solo riconoscendo la propria materialità l'individuo partecipa al divino universale. La materialità dell'individuo è il suo ego. È la rappresentazione di se stesso nell'oggettività che si esprime e nella qualità della sua rappresentazione. Dal momento che il percorso di stregoneria comincia quando l'individuo si prende nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, le armi con le quali inizia il combattimento della vita sono quelle che ha forgiato prima di iniziare il percorso di stregoneria. Sono gli elementi propri del suo ego espressi attraverso la qualità dei suoi adattamenti. Articoliamo il discorso su quelli che vengono definiti dai cattolici peccati capitali come elementi caratteristici dell'ego e vediamo come lo sviluppo di quelle caratteristiche dell'ego sono gli elementi che il soggetto deve sviluppare per costruire il proprio divenire magico nell'infinito dei mutamenti. Anche se sappiamo che esistono altri elementi caratteriali, psicologici, psichici e morali, quelli che i cattolici definiscono peccati capitali ci forniscono un ventaglio abbastanza ampio da consentirci di far comprendere i nostri concetti. Si può obiettare come la pratica di quegli elementi porti a saccheggiare il sistema sociale. Questo se gli elementi sono praticati come elementi proprio del potere di avere. Abbiamo già visto come questa pratica sia riservata alle gerarchie cattoliche e solo a se stesse. Quando qualcuno la pratica diventa parte delle gerarchie cristiane, al di là della concorrenza sociale, oppure viene colpevolizzato dalle gerarchie stesse. Scusate. L'apprendista stregone chiama le cose col loro vero nome. Un attimo solo. Chiama le cose col loro vero nome e si è tolto dal centro del mondo. Proprio perché si è tolto dal centro del mondo, gli elementi propri definiti dai cattolici peccati capitali sono le virtù del suo spirito, sono l'arricchimento di se stesso, il contributo che lui riversa all'interno del sistema sociale per arricchirlo.
togliersi dal centro del mondo significa togliere il Dio padrone e ogni altro padrone dal centro dei propri pensieri e mettere se stessi al centro dei propri pensieri. Togliersi dal centro del mondo significa cessare di proiettare sul mondo l'idea che gli esseri umani siano creati ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo e iniziare a costruirci mettendo noi stessi al centro delle nostre azioni e del nostro fare. Proprio perché mettiamo noi stessi e le nostre azioni al centro del nostro fare, noi costruiamo arricchimento per il nostro sistema sociale, costruiamo arricchimento per l'essere natura, costruiamo arricchimento per il grande fiume della vita nell'infinito. Se io non sono avaro, non sono avaro per impossessarmi di individui, ma sono avaro perché assetato e affamato di conoscenza e di consapevolezza. E la mia conoscenza e la mia consapevolezza io li posso accumulare senza toglierla a nessuno. Pertanto, quando io riverso questa mia avarizia, questa mia fame di conoscenza e di consapevolezza nel sistema sociale, posso gettare nel sistema sociale tutta la mia conoscenza e la mia consapevolezza perché non mi viene tolto niente a me. Se io sono invidioso, non lo sono per desiderio di commerciare esseri umani, ma spezzare le catene della costrizione. Tento di dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, ammirato, spronato e determinato da chi quel cielo lo ha assalito prima di me e meglio di me. Dunque l'invidia non è determinata dal portar via qualcosa a qualcuno, ma è determinata dall'oggetto che mi sta impedendo l'assalto al cielo. Per cui io non sono invidioso di qualcosa di cui voglio appropriarmi, ma sono invidioso di qualcosa che voglio abbattere, che voglio levar via dal mio cammino. Se io sono lussurioso, non lo sono per esercitare il possesso di individui, ma perché il piacere è il piacere della vita e della sua espansione nell'essere natura. Il mio piacere non costituisce dolore, perché la ricerca del piacere non è ricerca del possesso di piacere, ma è ricerca di relazioni col mondo. Se io sono accidioso, non lo sono per disprezzo del mio essere individuo sociale, ma perché non voglio permettere a nessuno di trovare la convenienza nel ridurre esseri umani in schiavitù o nel farne commercio. Beh, c'è un esempio di accidiosità sociale che fu determinato dall'India, dell'America Latina e del Nord America, che non poterono essere trasformati in schiavi, hanno dovuto portare le persone dall'Africa. Cioè la loro condizione di individui sociali era tale da impedirgli di riuscire a vivere in stato di schiavitù e morivano tutti. Se io sono iroso e violento, non lo sono per costringere individui in ginocchio, ma per impedire che nessuno metta in ginocchio me o metta in ginocchio chi non si può difendere. Chi mette in ginocchio chi non si può difendere non ha delle ragioni per le quali chiede rispetto o comprensione, ma merita solo disprezzo di chi si nutre di pulsione di morte. Se io sono superbo, non sono per ostentare una forma dietro la quale nascondere il fallimento della mia vita, ma per ostentare il lavoro attraverso il quale ho dato l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, dal quale altri esseri umani posso attingere. Io sono orgoglioso del mio lavoro, sono orgoglioso dei miei risultati, sono orgoglioso di quello che sono riuscito a fare. Accidenti, ho dato l'assalto al cielo, mi sono impegnato, mi sono organizzato e accidenti a me, sono riuscito a giungere là dove non pensavo neanche di farcela. Però mi sono organizzato, mi sono costruito gli strumenti per riuscire a farcela e di questo io sono orgoglioso, questa è la mia superbia, questa è la superbia del potere di essere. Se io mangio, scusate, se io mangio quando posso, come posso, al meglio e celebrando Oppi, non è per ostentare benessere e costringere esseri umani come cani a mendicare le briciole sotto il tavolo, ma per indicare come il benessere fisico e l'abolizione della miseria consentano all'essere umano di dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, distruggere la miseria per costruire la vita.
un percorso di stregoneria è esaltazione dell'ego e l'articolazione del grande amore per se stessi in quanto patrimonio del sistema sociale, dell'essere natura e del grande fiume della vita dell'infinito. Ricordo sempre che ciò che noi dimentichiamo spesso è proprio l'articolo 4, comma secondo della nostra Costituzione, cioè i doveri che ha ogni individuo di fare qualcosa per migliorare sia se stesso che il sistema sociale nel quale viviamo, ed è un dato morale proprio della Costituzione della Repubblica Italiana che è avverso, è opposto a quello che sono i dati morali del cristianesimo, perché il cristianesimo sono solo dati morali di morte e di distruzione. L'egoismo dell'essere umano che chiama le cose col loro vero nome e che si è tolto dal centro del mondo è manifestazione della costruzione di se stessi in funzione della costruzione del sistema sociale, dell'essere natura e del grande fiume della vita nell'infinito. Vi ricordate i cristiani? Quando un individuo riesce a fare qualcosa di bello, qualcosa di grande, dicono: mettetevi in ginocchio e ringraziate il Dio padrone che vi ha aiutato a fare questo. Hai guarito le malattie, mettiti in ginocchio e ringrazia il Dio padrone che ti ha fatto diventare medico per guarire le malattie. Sei riuscito a costruire il ponte, bene, mettetevi in ginocchio e ringraziatevi il Dio padrone perché quell'architetto è riuscito a costruire il ponte. Cioè veramente è di una violenza immane questo tipo di atteggiamento, perché ha in sé la funzione di togliere agli individui le qualità per le quali gli individui hanno costruito quella cosa. Per cui non è l'individuo che si è organizzato, che ha studiato, che ha vissuto strategicamente ed è riuscito a portare a termine il proprio compito, ma è la volontà del Dio padrone che gli ha permesso di fare questo. E questo, basta solo questo ai cattolici per sputargli in faccia ai cattolici e chiamarli criminali ed assassini. Cioè questo tipo di colpevolizzazione soggettiva che i cattolici tendono alle persone è qualcosa di più obbrobrioso e di più infame che si possa pensare, perché è proprio gli individui che si privano delle qualità e delle capacità per affrontare la loro esistenza. L'autodisciplina e la direzione dello sviluppo dell'egoismo determinano il divenire nell'eternità dell'individuo. Quando un individuo inizia un cammino di sviluppo del proprio ego, due sono gli elementi che qualificano il suo sviluppo: l'impeccabilità e la direzione di sviluppo. L'impeccabilità è l'arte dello sviluppo di se stesso in relazione all'intento che si manifesta nella ragione attraverso le intenzioni. La direzione è, in questo caso, l'uso e lo sviluppo della volontà soggettiva in relazione all'intento. L'uso della volontà soggettiva trasforma l'individuo in responsabile delle proprie azioni e i propri adattamenti. L'impeccabilità trasferisce l'intento. Ciao Lili. L'impeccabilità trasferisce l'intento soggettivo del mondo in cui opera in intento di sviluppo soggettivo manifestando nel sistema sociale attraverso le proprie azioni. Tre elementi concorrono soggettivamente a trasformare l'individuo nell'infinito dei mutamenti. C'è qualche problema, Lili? Ah, ok. No, va benissimo, fai tutto quello che devi fare. Francesco l'abbiamo mandato per la tempesta che ha preso la sua casa. Sì. Bene, andiamo avanti, scusate l'interruzione. L'uso della volontà soggettiva, riprendo un attimo sopra, l'uso della volontà soggettiva trasforma l'individuo in responsabile delle proprie azioni e dei propri adattamenti. L'impeccabilità trasferisce l'intento soggettivo del mondo in cui opera in intento di sviluppo soggettivo manifestato nel sistema sociale attraverso le proprie azioni. Tre elementi concorrono soggettivamente a trasformare l'individuo nell'infinito dei mutamenti: l'autodisciplina come capacità del soggetto di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, la direzione nello sviluppo dell'intento nel quale opera e lo sviluppo dell'ego che in questa attività si manifesta. Nei sette elementi che la Chiesa Cattolica considera sette peccati capitali, cosa diversifica la loro azione distruttiva nel sistema sociale dalla loro azione di sviluppo nel sistema sociale? Il loro uso nell'appropriarsi del sistema sociale attraverso il potere di avere o la loro azione come dilatazione del sistema sociale attraverso il potere di essere. Qual è la strategia del potere di avere? Colpevolizzare l'ego che si esprime al suo interno per impossessarsi degli individui costringendoli a rinunciare al proprio ego. Solo quando gli individui rinunciano al proprio ego, il potere di avere li può ridurre all'interno del gregge per usarli soddisfacendo i propri fini. Solo che il potere di avere deve mediare fra il suo bisogno di controllo e di dominio
e l'egoismo dei soggetti che si trova a ridurre a bestie del suo gregge. L'egoismo soggettivo dice il potere di avere. Tu puoi anche impossessarti di me, ma io metto in atto delle strategie attraverso le quali difendermi e sopravvivere. Quali sono quelle strategie? Per esempio la lussuria, l'avarizia, l'accidia, l'ira, la superbia, la soddisfazione dei bisogni materiali, come la gola oppure l'invidia. Sono strategie di adattamento soggettivo a cui il potere di avere in parte soffoca colpevolizzando le singole persone e perseguendole, e in parte acquisisce per alimentare la sua struttura di controllo. L'autodisciplina permette all'individuo di trarre da se stesso gli impulsi e gli orientamenti delle proprie scelte, impedendo a fattori diversi di manipolare la sua attenzione. È facile manipolare l'attenzione di chi non trae da sé l'impulso e la direzione del proprio agire. Bastano poche immagini televisive, basta qualche racconto di atrocità più o meno ben confezionato, basta inventarsi la bubola che Saddam c'ha l'uranio. Basta l'uso della menzogna in grado di solleticare l'immaginazione, e chi manipola l'informazione fa degli individui quello che vuole. L'individuo disciplinato trae da se stesso le decisioni, ascolta se stesso, ascolta, guarda, ma sospende il giudizio, ed è il suo ego che conduce le sue azioni, sono i suoi bisogni che determinano le sue decisioni. Le sue decisioni sono sorrette dalla sua volontà, con la volontà egli sceglie, con la volontà egli agisce, con la sua azione è manifestazione della sua volontà, costringendo la sua ragione a sorreggere volontà. Quando le azioni sono manifestazione del ragionamento, in realtà sono manifestazione della capacità del controllo, della ragione di controllare l'individuo. Quando la ragione controlla l'individuo, gli elementi dell'oggettività possono, agendo sulla ragione, manipolare l'individuo stesso. L'individuo che non ha disciplinato la propria ragione non è in grado nemmeno di sospendere il giudizio, separando la decisione dal martellamento con cui il potere di avere lo vuole far agire in quanto parte del gregge che lui controlla. Con queste parole saranno descritte le sue azioni. Con quante parole saranno descritte le sue azioni? Quante giustificazioni sarà pronto a dare? Ma è solo espressione della sua partecipazione all'azione del gregge. L'essere umano, quando agisce attraverso la sua volontà, spiega la sua azione con letture posteriori dell'azione stessa. L'azione è il prodotto del bisogno, dove la ragione interviene per sorreggere la soddisfazione di quel bisogno, per come si esprime nell'ambito della ragione. Vi ricordo, per esempio, che l'arte della psicanalisi è proprio questa, cioè capire da dove proviene la necessità dell'individuo di fare quell'azione. Questi, per cui, è lettura della ragione di comportamenti che non nascono direttamente dalla ragione, ma nascono da pulsioni interne dell'individuo. Questi bisogni saranno espressi in maniera tanto più violenta quanto più l'oggettività in cui l'individuo si espande tenta di bloccare e manipolare la soddisfazione dei bisogni. L'ego del soggetto si adatta all'oggettività, ma l'autodisciplina gli permette di svilupparlo e dilatarlo, liberandolo dei legami morali con cui il condizionamento educazionale vorrebbe legarlo, rattrappirlo e stuprarlo. La volontà porta il soggetto a trarre le motivazioni della sua azione da se stesso, indicando i migliori adattamenti possibili nell'oggettività in cui l'ego si manifesta. La ragione disciplinata agirà nella descrizione per impedire la coercizione della volontà soggettiva. La ragione dell'individuo disciplinato diventa un'arma a disposizione della volontà soggettiva, attraverso la quale manipolare l'oggettività stessa, la descrizione, permettendo di ampliare lo sviluppo di volontà e delle sue manifestazioni. Volontà trasferisce l'intento nell'intenzione della ragione, al fine di alimentare gli spazi di libertà dello sviluppo soggettivo nella ragione stessa. È attraverso lo sviluppo dell'ego che si sviluppa il potere di essere soggettivo. Reprimendo l'ego si distrugge la capacità dell'individuo di dilatarsi nel mondo. L'unione dell'autodisciplina con la volontà soggettiva indica la direzione nella quale l'ego si sviluppa, il potere di essere. È necessario che cessi l'autodisciplina e imporre disciplina a chi non si può difendere. È necessario che cessi volontà per trasformarsi in volere di possesso, perché la via del potere di essere venga abbandonata per imboccare quella del potere di avere. La via del potere di avere può imboccarla soltanto chi non è autodisciplinato nei confronti della vita e chi non usa la volontà per trasformarsi. Il potere di avere è il rifugio degli incapaci e degli impotenti.
Quando un essere cervo è forte e corre veloce scappando dai predatori, è egoista perché salva se stesso ed è egoista perché alla sua specie dona le sue caratteristiche, che sono quelle di correre veloce per sottrarsi ai predatori. Se quell'essere cervo fosse caritatevole e si sacrificasse per l'essere cervo più debole, sottrarrebbe la sua forza alla sua specie. Questo vale anche per gli esseri umani. Essere egoisti è un dovere. Se questo è positivo o negativo nei confronti della specie umana, dell'essere natura o del respiro dell'infinito, non è determinato dall'essere o non essere egoisti, ma dalla direzione, dal potere che questo egoismo assume. Può essere egoismo proprio del potere di avere o egoismo proprio del potere di essere. Può costruire il gregge obbediente o può costruire una libertà infinita. Una cosa è assolutamente negativa, la rinuncia all'egoismo. Rinunciare all'egoismo significa accettare senza resistenza di essere parte del gregge. Significa rinunciare all'esaltazione del proprio io e al potere che questa esaltazione comporta. Significa trasformarsi in esseri sacrificali a disposizione di un Dio assassino e dei suoi servi. In ultima analisi, la rinuncia all'ego è imposta soltanto da chi, sottomesso ad un Dio padrone, ha rinunciato al proprio ego, diventando manifestazione dell'ego del suo Dio padrone per poter distruggere l'ego di altri esseri, soddisfacendo il proprio bisogno di condurli al macello. Coltivare l'ego attraverso l'autodisciplina e la propria volontà, sviluppando il proprio potere di essere, è l'unica garanzia per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Marghera, 21 dicembre 1999, Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Questa lunga dissertazione sull'egoismo che vi ho fatto questa sera, e che l'ho fatta soltanto perché potevo farla, data l'ora, è fondamentale per riuscire a capire la nostra collocazione all'interno del mondo. In pratica, noi siamo importanti non solo per noi stessi, ma anche per il mondo. E non ve lo sto dicendo io che assumo il punto di vista religioso, ma ve lo dice anche qualunque struttura che sia oggettiva in se stessa, al di fuori della capacità di controllo del Dio padrone. Per esempio, la struttura economica ha necessità di salvaguardare gli individui quali produttori e consumatori di beni. Pertanto, se qualcuno va in galera perché ha ammazzato una persona, non va in galera dal punto di vista religioso, ma va in galera dal punto di vista economico perché ha sottratto un produttore e un consumatore alla struttura economica. Cioè, l'operaio che va a lavorare in fabbrica è un patrimonio per la fabbrica, perché gli produce qualcosa che la fabbrica vende, sul quale la fabbrica guadagna. Troviamo in questa situazione economica di oggi, è abbastanza facile parlare di questo, perché alcune fabbriche, alcuni posti di lavoro non trovano più personale che vadano a fare quel lavoro e hanno dovuto restringere la capacità di guadagno proprio perché non hanno personale per produrre quelle merci. Per cui l'individuo è importante per la struttura economica, per quanto produce, per quanto consuma. È importante diventare consumatori anche per farci guadagnare denari, ma questo è un discorso un po' più complesso. Quello che a me mi interessa farvi capire è che un individuo è importante in se stesso. Cioè, noi siamo importanti per noi stessi e in noi stessi perché noi stessi siamo l'unica possibilità che abbiamo in quanto coscienza di affrontare il mondo e di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della vita e trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. La nostra è la nostra unica possibilità, non ce ne sono altre. Non c'è i tempi supplementari oppure la medaglia d'argento per chi arriva secondo. Non c'è inferno, paradiso, purgatorio. Beh, se non arrivi primo vai in paradiso, se arrivi secondo vai al purgatorio. Cioè, non ci sono queste menate nella vita. Queste sono fantasticherie di chi vuole costruire schiavi, spacciare eroina, stuprare bambini e basta. Noi abbiamo questa possibilità e questa vita, e questa vita ce la dobbiamo vivere tutta. E solo vivendo strategicamente in questa vita possiamo accumulare abbastanza potere di essere per continuare le nostre trasformazioni. Questa è una cosa fondamentale. Se non ricordiamo questo, cioè se non abbiamo ben presente questo, e se non ci imponiamo questo concetto, avremo sempre la speranza che ci sia qualcos'altro che ci aiuti dopo
anche se noi siamo falliti, se siamo stati disgraziati, abbiamo rinunciato, le condizioni ci hanno tolto il respiro, ci hanno impedito di manifestare noi stessi la nostra volontà, beh allora c'è un'altra possibilità. No, non esiste un'altra possibilità, non c'è un'altra possibilità. Il mondo in cui noi abbiamo preso coscienza era questo mondo. Ognuno ha il proprio mondo e ha le proprie condizioni e le proprie contraddizioni con le quali da affrontare e con le quali fare i conti. In quelle condizioni noi siamo nati e non si lamenta certo il Girino per essere nato in una pozzanghera insieme agli embrioni di Zanzara, perché noi possiamo sì lamentarci dicendo avrei voluto condizioni migliori, ma qualunque condizione noi abbiamo di fronte, sia essa un grande campo di libertà o sia esso un grande campo di sterminio, abbiamo le possibilità di trasformare la nostra morte al corpo fisico in nascita al corpo luminoso, però dobbiamo modificare il nostro atteggiarsi al mondo, dobbiamo eliminare quel principio speranza, quella speranza che è quella che uccide, cioè la speranza che è attesa dell'intervento esterno del Dio padrone, di quello che ti fa il miracolo, di quello che ti supporta in maniera dobbiamo morare con tutte queste cose. E per morare con tutte queste cose dobbiamo fare un bilancio della nostra vita. Esiste un giorno, un momento in cui noi facciamo un bilancio completo della nostra vita e diciamo: bene, questa è stata la mia vita finora, quali sono gli strumenti che mi sono rimasti? Beh, so fare questo lavoro, so fare questa cosa, so guardare il mondo in questo modo, ho una casa, ho una famiglia, ho dei rapporti con delle persone, benissimo. Cosa di questo è inutile? Quello che è inutile da zavorra si elimina. Quello che è importante, i rapporti personali, i rapporti con i compagni, la compagna, i rapporti con i figli, il lavoro, eccetera, quello si mantiene e si elimina tutta la zavorra. Questo non mi interessa, questo non va bene. E da lì, quando si è eliminata tutta la zavorra, tutto quello che non va bene, tutto ciò che stride con la nostra vita, tutto ciò che ci impedisce di espanderci, si comincia il cammino virtuoso. Si comincia a vedere la vita con occhi diversi e a compenetrare quello che è il mondo, a soggettivare i bisogni del mondo. E allora ci si sente parte di un grande universo, che tutta quella zavorra, come le idee sul Dio padrone, il cristianesimo, la sottomissione, eccetera, ci hanno sempre impedito di diventarne parte. E questo è l'inizio della stragoneria, cioè la stragoneria, un percorso di stragoneria inizia in questo modo, e inizia quando l'individuo comincia a concepire di essere importante nel mondo e comincia a togliersi tutte le dipendenze, tutti gli ostacoli nel proprio sviluppo, e dice: vabbè, lo so, vorrei miliardi per togliermi tutti gli ostacoli, invece no, sono costretto ad andare in fabbrica a portare sacchi di ferro. Bene, se andare a portare sacchi di ferro in fabbrica è a me strada per riuscire a eliminare la zavorra, per riuscire a fare quello che io voglio, vado in fabbrica e porto sacchi di ferro. Se voglio andare a sparare merda, perché sparare merda è il mio modo per avere gli escape, per avere quel minimo di supporto che mi permette di camminare nell'infinito, vado a sparare merda. Capisce? Cioè, praticamente si elimina ciò che è zavorra da ciò che è importante, e ciò che è zavorra lo si scarica, ma la zavorra mentale, la zavorra morale, la zavorra delle concezioni del mondo, tutte le dipendenze, tutte le illusioni, e si comincia a guardare il mondo per ciò che il mondo è. E ciò che non vi è scritto, ciò che non trovate nei testi, lo potete scrivere voi. Perché allora diventa un vostro cammino di libertà, perché quel cammino di libertà diventa un patrimonio per gli esseri umani. E quello significa farsi Dio. Quello significa cominciare quel cammino che ci porta a bussare alle porte dell'Olimpo e pretendere dagli dèi di essere riconosciuti come un Dio che costruisce se stesso nell'infinito dei mutamenti. E allora non c'è nessun inferno, non c'è nessun paradiso, non c'è nessuna dipendenza. So benissimo che uno che ha perso le due gambe non può correre, ma non per questo non può vivere, specialmente qui in Italia, dove ci sono condizioni migliori che noi in Uganda. So benissimo che uno che non ha gli occhi non può vedere e ha delle difficoltà. So benissimo che un poveraccio ha difficoltà, ma so benissimo anche che un ricchissimo ha delle difficoltà. Per cui so benissimo che esiste il pro e il contro in qualsiasi cosa noi siamo e noi facciamo. Ma sta al singolo individuo, al suo ego, al suo egoismo, riuscire a trovare ciò che è pro ed eliminare ciò che è zavorra e che gli impedisce di sviluppare il suo cammino. Io non sto facendo discorsi di morale, sto facendo discorsi di opportunità strategica per costruire la vita, sto facendo discorsi di importanza del singolo soggetto nel sistema sociale che vive. Perché se il singolo soggetto
ha sviluppato un percorso virtuoso e ha un braccio forte, e io dovessi cadere in un burrone, quel braccio forte mi può sostenere, ma se quel singolo soggetto mi faceva i digiuni perché era convinto di dover abbattere il suo corpo, non avrà il braccio forte per sostenere né me né nessuno nel sistema sociale. Se io ho la conoscenza, se io ho il sapere, se io ho costruito un sistema culturale forte, quel sistema culturale forte saprà aiutare tutti gli individui all'interno di quel sistema sociale. Ma se come cattolici si va a distruggere la medicina, si va a distruggere l'assistenza sanitaria, si va a distruggere quello che è l'assistenza sociale, vi ricordo che a Roma si distribuiva pane, olio e vino alle persone, i cattolici sono appropriati, hanno distrutto questo, chiaro che si costruisce miseria, ma allora nessuno sarà più in grado di reggere a nessuno. E un sistema sociale precipiterà e imploderà su se stesso. Per cui ricordatevi dell'egoismo, l'importanza dell'egoismo. E con questo discorso io avrei finito la trasmissione di oggi e ringrazio naturalmente le condizioni che mi hanno permesso di farlo, diciamo in questo modo. Bene, io do via qualche telefonata e poi comincerò a mettere su un po' di pubblicità. Vi ricordo che 049 700 700 e 049 700 838. Noi terremo appunto il rito sull'altipiano di Asiago, il rito del paganesimo politeista, che è giunto al settimo anno e sta avendo una continuità notevole, diciamo così, per le cose. Pronto? Congratulo con te, questa trasmissione io ho letto Castaneda. Sono stato un po' la prima volta che telefono, sono un po' emozionato, scusa. Vorrei sapere se fai qualcosa in compagnia, insomma, in tanti amici, non so. Certo, in gruppo. Certo. Vorrei darti il mio indirizzo così. Tu usi internet? Ma che il computer adesso abito da solo, per voi, diciamo. Mi sono separato con mia moglie, abito da solo. Ho capito. Sì, ho l'indirizzo, poi ti do il numero di telefono. Va bene, però fammi magari mettere su musica che dopo lo prendo giù il tuo indirizzo. Ah, va bene, sì. Abbi un attimo di pazienza, scusate, metto su una pubblicità per parlare con questo amico, un attimo solo, abbiate un attimo di pazienza. Sì.